Di notte, in una valle oscura, un treno a vapore risale una collina, sputando fiamme infernali. Non ha senso. Perché quel treno è in fiamme? Gli esperti temono sia il preludio di un terribile disastro. È una trappola della morte. Potrebbe esplodere da un momento all'altro. O forse è un treno demoniaco diretto senza sosta verso gli inferi. Dicembre 2016. Provincia di Xianjiang, Cina nord-occidentale. È qui che passa l'antica via della seta, attraverso la natura selvaggia e inospitale del deserto del Gobi. Il silenzio della notte, desertica, è spezzato dal rombo di una locomotiva. Un turista, attratto dallo strano bagliore, riprende quell'incredibile filmato. Sembra un treno uscito da uno dei nostri peggiori incubi. È una tecnologia piuttosto arretrata. Nuvole di fumo nero, scintille e fiamme. È una vista a dir poco terrificante. Gli esperti temono per la vita dei passeggeri. Non so perché non si sono fermati e non hanno contattato nessuno per chiedere aiuto, comunicando il problema. Non possono non essersi accorti di tutte quelle scintille. Il treno prosegue inarrestabile il suo viaggio. Siamo nella Cina nord-occidentale, vicino alla città dei demoni. Mogwecheng, la città dei demoni, è una serie di rocce dalla forma inquietante che si ergono nel mezzo del deserto del Gobi. La cosa strana e inquietante di questo posto è che si trova nel bel mezzo del nulla e il vento che soffia produce un suono che sembra il grido di qualche mostro terrificante. La scienza non riesce a spiegare perché il vento produca suoni tanto agghiaccianti in questo posto desolato. La gente del posto è spaventata perché non è un fenomeno naturale. Il chimico Ken Hanson analizza il filmato e teme che tutte queste scintille possano far incendiare l'intera vallata. Nella camera di combustione di un treno a vapore si possono superare i 1000 gradi Celsius, una temperatura a cui fondono rame, oro e ghisa. È possibile che i fumi di quel treno brucino qualcosa nell'atmosfera. Forse c'è qualcosa nell'aria che il vapore fa incendiare. Il giornalista Jeff Wise crede che la risposta si celi nella principale fabbrica della regione. In questa zona particolare della Cina si trovano enormi miniere di carbone a cielo aperto. Le miniere di carbone di Sandaoling hanno trasformato quest'area del deserto del Gobi in un inferno contemporaneo, una discarica industriale. È qui che passano anche alcuni tra gli ultimi treni a vapore commerciali. Nelle miniere a cielo aperto ci sono sempre delle grandissime nuvole di polvere di carbone in sospensione nell'aria. Credo che lo scenario peggiore sia che queste particelle di carbone nell'aria prendano fuoco a causa del treno. L'ingegnere Matt Kacher allestisce un esperimento per testare la sua teoria. Prenderò della polvere altamente infiammabile, la lancerò nell'aria e cercherò di capire se riesco a darle fuoco. Voglio riprodurre quanto visto nel filmato. Sarà divertente. Matt non ha mai tentato niente del genere prima d'ora. Nessuno sa come andrà a finire l'esperimento. È talmente pericoloso che Matt ha chiesto ai pompieri di bagnare l'erba secca nei dintorni per minimizzare il rischio che divampi un incendio indomabile. Dopodiché piazza una carica di potente esplosivo sotto un sacco di polvere che verrà sparsa nell'aria, simulando le condizioni della valle in cui si trovano le miniere di carbone. Questo fungerà da treno e quando accenderò la miccia, boom! Matt accende la miccia e corre al riparo. 3, 2, 1! Meraviglioso! Accade nell'arco di un secondo, ma la ripresa in slow motion cattura la prova schiacciante. Prima la polvere viene lanciata in aria, poi viene incendiata, trasformandosi in una palla di fuoco ancora più grande di quanto si vede. Come potete vedere, quando una polvere si incendia, innesca una reazione a catena, si incendia tutto quello che finisce nell'aria.